Allora, la tazzina c'è. Il caffè Guatemala di manifattura caffè c'è. E la mia splendida caffettiera Moka di Ilsa c'è. Adesso sapete cosa succede? È che mi faccio un caffè. La confezione vedete che è ancora nuova. Adesso la vado ad aprire e così sperimento. Beh ragazzi, il profumo non ve lo posso far sentire attraverso il video, ma vi garantisco che è uno spettacolo, già così, crudo, non ancora preparato. E perdonate, ma sto tenendo con una mano il dispositivo per la ripresa e nell'altra mano c'ho il dosatore. Abbiamo fatto le prove che avete già avuto modo di vedere in un video precedente. Mi servono due dosatori di questo per avere il quantitativo giusto. E quindi andiamo a lavorare. Voi dite: scusa Francesco, ma tu c'hai il supporto per il cellulare, perché non lo usi? Ragazzi, perché io a volte mi vengono le voglie così all'improvviso, tipo questo caso qui. Mi è venuta all'improvviso la voglia del caffè. E non avevo voglia di star lì a perdere tempo per andare a prendere il supporto, predisporre tutto l'ambiente per la registrazione, per cui ho detto che stavolta va così. Il video verrà come verrà. La cosa importante è che sia buono il caffè. Quindi adesso andiamo a mettere la nostra dose. Mi raccomando, non lasciate mai sporche le moche. Si può dire le moche? Mi sa che mica tanto, eh. Ecco, queste sono due raso, un po' meno del solito, probabilmente c'è una leggera differenza nella macinatura di questo caffè, perché solitamente due di questi rasi lo riempiono. Adesso vado a riempirlo per avere comunque, non schiacciate. Questa è una cosa fondamentale, il caffè non va mai schiacciato. Lasciate stare il bar, lì c'è tutto un altro sistema, quindi non fate riferimento a quando ci vedete schiacciare al bar. Va bene, pulite bene, andiamo a chiudere e va bene, vi lascio e ci rivediamo tra qualche istante. Ecco il caffè che fa capolino. Facciamo venire su, ci godiamo lo spettacolo, sì, perché per me è uno spettacolo, eh. In questi momenti se si ha un attimo di tempo bisogna star qui. Eccolo qua. Quando avete la sensazione che sia tutto su, come vi ho già detto nel video precedente, spegnete. Se vi resta un po' d'acqua nel bollitore, la parte bassa, lasciatela aperta. Non tenete il caffè a bollire per troppo tempo nella parte alta, non gli fa proprio bene. Ecco, per me è già sufficiente. Vado a spegnere, verrà su un po' per inerzia. Questo punto possiamo anche chiudere. Versare. Allora, andiamo ad assaggiare. Cacao, sto soltanto dorando, eh. Un po' di cuoio. Ecco, rispetto all'Etiopia,
quello che abbiamo assaggiato in un video precedente, qui non sento il floreale al naso. C'è decisamente una maggiore acidità. Le tracce di amarognolo sono veramente molto contenute. Chi ama bere il caffè senza zucchero, ecco, con questo Guatemala avrà veramente soddisfazione. Godiamoci un po' il sapore, lasciamo passare qualche secondo e andiamo a riprendere. Ecco, per esempio, non si sente nessuna nota zuccherina al naso, cosa che invece con l'Etiopia leggermente si sentiva. Se dovessi dare una definizione, direi che questo è un po' più secco e più centrato su ciò che normalmente consideriamo caffè. Non è tanto una questione del fatto che sia più forte o meno forte. La forza dei due caffè in termini proprio di carattere mi sembra in realtà molto simile. Li ho fatti allo stesso modo e la potenza è la stessa. Mi ricordo che non sono un professionista della degustazione dei caffè, quindi sto valutando con il mio gusto da executive chef abituato ad assaggiare piatti. A proposito, vi farò presto un piatto con questo caffè. Che c'entra il coltello? Il coltello, siccome è un prototipo che mi è appena arrivato, lo tengo sempre in giro per ricordarmi di provarlo. Ecco, per esempio, le nocciole nel Guatemala non le sento, invece le sentivo con l'Etiopia. Allora, abbiamo un'arabica in purezza, 1600-1900 metri sul livello del mare, e lavato. Poi vabbè, ci sono altre caratteristiche e definizioni legate alla varietà e alla zona di produzione. Una cosa importante, è stato tostato nel mese di luglio 2020. Tenete presente che quando viene tostato è una data importante. E poi l'altra sarebbe quella della macinatura. Adesso questo è stato macinato già da un mesetto, perché mi è stato mandato circa un mese fa. D'altro canto non potevo assaggiarlo subito, però voi ricordate che un buon caffè non deve essere macinato con troppo anticipo, andrebbe macinato veramente al momento di servirlo. Vediamo se ho ancora spazio sul mio dispositivo per andare avanti un pochino con la registrazione, perché voglio tentare di sentire ancora qualche nota. La tostatura è molto regolare, forse in questo caso quasi più regolare dell'Etiopia che ho assaggiato l'altra volta. Nessuna nota di bruciato, questo comunque è valido anche per l'Etiopia, però non lo so, percepisco una sottile differenza. Dovrò parlare con Alessandro, che è uno dei titolari della manifattura caffè che mi ha fornito questi caffè da provare per fare le prove di preparazione con la caffettiera di Hills. Non lo so, la torrefazione di questo Guatemala mi piace leggermente di più. Forse banalmente meno tostato. Però non sono in grado di fare questa valutazione, so solo che mi piace leggermente di più. Diciamo che è un caffè che si fa bere,
non vi viene voglia di smettere. Io non devo bere troppo caffè, sennò la notte non dormo. Però qui si fa fatica a smettere. Invoglia decisamente. Va bene, poi ci faremo una riduzione, un fondo di cottura. Già vedo un pollo cucinato al caffè o un coniglio. Ma comunque poi vedremo. E credo che userò proprio questo Guatemala. Va bene ragazzi, vi saluto tutti quanti. E ragazze, vi saluto tutte quante. E ci vediamo al prossimo giro. Ne abbiamo ancora un altro da provare, il Kenya. Alessandro mi ha già anticipato che è un caffè molto particolare, quindi mi aspetto insomma di qualche nota aggiuntiva e poi vi proporrò una serie di piatti cucinati con questi caffè. C'ho anche una mezza idea di qualche cocktail in realtà, ma lì mi aiuterà Mariangela perché l'esperta dei cocktail in famiglia è lei. Ciao a tutti!